La nostra generazione deve affrontare una strada piena di pericoli. È come di guidare la notte. La scienza rappresenta i fari. Il premio Nobel a Giorgio Parisi sul palco del Teatro Petrarca per l'evento Clou di Arezzo Science Lab, il festival di spettacoli teatrali su materie scientifiche organizzato dalla Fondazione Guido d'Arezzo, l'Associazione Culturale Lab e Feltrinelli Point. Come promuove la fiducia della scienza? Naturalmente non basta che gli scienziati dicano fidatevi di noi. Il premio Nobel per la fisica 2021, professore ordinario di fisica teorica all'Università La Sapienza di Roma, ha proposto una lezione spettacolo mossa dal testo Gradini che non finiscono mai, vita quotidiana di un premio Nobel, scritto assieme a Pier Giorgio Paterlini. E senza il quale certamente non avrei mai sognato di scrivere qualcosa del genere e non sei stato in grado. Cioè, con lui ho avuto quasi una cinquantina di ore di colloquio telefonico, era un vecchio amico, quindi parlavo tranquillamente come si parla un amico, e poi lui ha preso e ha scritto il testo. Giorgio Parisi ha svolto gran parte del suo lavoro in Italia. Proprio il premio Nobel in più occasioni ha ribadito l'urgenza di salvare la ricerca nel bel paese. È brutto dover andare via ed è ancora più brutto che questa emigrazione di italiani con la laurea ad alto livello, cioè che hanno fatto tutti gli studi, che fanno mestieri molto delicati, che richiedono una forte specializzazione, non sia compensata da una immigrazione di persone allo stesso livello. Quindi i giovani scienziati in Italia non sono interessati a venire, ma probabilmente meno giovani tecnologi perché non ci sono le offerte di lavoro.